Salve a tutti, in questo video presenteremo alcune attività proposte per accompagnare i nostri bambini in questo momento difficile e per poter continuare il nostro progetto educativo. Ad esempio, in questa settimana abbiamo trattato il tema della Pasqua, utilizzando dei tutorial, delle schede didattiche e delle poesie. I canali che utilizziamo sono Facebook e WhatsApp, ma all'evenienza abbiamo il supporto telefonico, dove il genitore può, in base alle esigenze, chiamarci. Vi auguriamo una buona visione. Le insegnanti Lara e Virginia vi mandano un caro saluto. A presto. Buongiorno bambini, stamani realizziamo il nostro bigliettino di Pasqua, eh? Mancano pochi giorni e ho pensato di creare questo bigliettino qua. Allora, ho stampato le immagini, le ho ritagliate e poi le ho incollate. Eccolo qua. Avevo finito la colla e allora non sapevo come incollare. Ho preso un pentolino, ho messo 50 grammi di farina e una tazzina di acqua da caffè. Ho mescolato bene, ho aggiunto un pochino di zucchero e un pochino di aceto. E ecco qua, è venuta fuori la nostra colla. Perché di questi tempi, dopo tanto tempo che siamo in casa, è possibile che abbiamo terminato un po' di materiale. E io mi sono, diciamo, arrangiata un pochino così. E poi andiamo a colorare la nostra gallinella con il nostro pulcino. Allora, possiamo colorarlo sia se abbiamo a casa delle tempere così, ad acqua, o con delle matite o con dei pennarelli. Io qua ad esempio ho sia le tempere che le nostre matite. Per i bambini ad esempio che impugnano male il pennarello, io avevo pensato a queste matitine qua, le avevo comprate apposta per portarle a scuola. Hanno l'impugnatura qua, dove i bambini possono impugnare bene la matita. Possiamo iniziare il nostro lavoro. Ciao bambini, speriamo di vederci presto. Un abbraccio. Bimbi, oggi abbiamo stampato una nostra colomba e abbiamo pensato di prendere un pochino di cotone e riempire la nostra colomba con il cotone. Abbiamo utilizzato la colla, poi abbiamo colorato le nostre foglioline e poi, perché no, ritagliamola e possiamo attaccarla anche alla porta di casa nostra. Un bacione dalla maestra Ilaria e Virginia. Speriamo di vederci presto, bambini. Ciao, Scuola Sant'Anna!